In the past and you will ignore us again Ignore us again Piccanica all'inferno Siamo conti a fuoco lento Siamo carne per avvoltoi E gira e siamo sempre noi Piccanica all'inferno Mangio plastica e cemento Siamo con mister Germano, Bruzio M Cosenza, batte Lorestangotti per 4-1, una squadra determinata, convincente sin dal primo minuto con la voglia di far sua la propria partita. Nel primo tempo due gol in rapida successione. Poi nel secondo tempo si è chiusa praticamente la pratica. Prima il 3-0, un una piccola apertura ospite con il gol che sembrava aprire il risultato, ma poi è arrivata la quarta rete di Carbone. Sì, abbiamo accelerato subito dal primo minuto perché queste sono partite che bisogna metterle subito in cassaforte. Noi oggi abbiamo sfruttato pure il fattore campo perché è molto grande, abbiamo dato ampiezza uh, al campo, abbiamo dato ampiezza al gioco e io poi ho una squadra che ho dei bravi giocatori. Adesso stiamo iniziando ad andare in forma, mi mancano altri tre giocatori che sono fuori per, per, per quanto riguarda il tesseramento, però al di là di tutto... Oggi abbiamo dimostrato di essere una buona squadra e poi vediamo con il tempo se ci darà ragione, se possiamo lottare per, per questo campionato. Una prestazione sicuramente corale di squadra, tantissime sono ehm, appunto i punti di forza dell'intera squadra, ma Abbiamo anche tante individualità, si parla spesso di Cosentini, anche di Tiam, di Nigro. Ma oggi mi sento di fare complimenti un po' a tutta la squadra. Sì, indubbiamente noi abbiamo delle, delle individualità molto importanti, Cosentino, eh, Tiam stesso, Nigro, lo stesso Maglione. Sono giocatori che un po' per loro questa categoria è mortificante. però al di là di, di ogni cosa, a me interessa più il gruppo che l'individualità. È chiaro che oggi. E se, se si lavora di gruppo e, e poi andiamo a centrare tutti i nostri obiettivi. Io una buona squadra, ringrazio sempre la società per avermi dato questa possibilità di nuovo di ritornare con loro e stiamo cercando di fare, di, 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 cercando sempre di, siccome ricorre il decennale, vediamo se possiamo accontentare la società, quantomeno per arrivare a lottare per il primo posto insieme alla Luzzese che secondo me è la candidata numero uno alla vittoria finale. Eh, ci è sembrato di vedere un carattere della sua squadra a specchio del, del, del proprio allenatore tanta grinta, tanto cuore ma anche bel gioco eh, lei ha parlato di Luzzese, sicuramente la Luzzese è tra le candidate a vincere di questo campionato ma l'Abruzzum in che posto, in che posizione, dove può arrivare? Ma io mi auguro e ti ringrazio per i complimenti se di solito la squadra rispecchia sempre il carattere del proprio allenatore la mia è un misto di, di grinda ma anche di bel gioco come giustamente sottolineavi tu, però poi alla fine il giudice è sempre il campo. Io so, ancora non ho visto giocare la Luzzese, però è a punteggio pieno, è una squadra che è attrezzata per vincere. E noi cercheremo in tutti i modi di, di giocarcela, quantomeno con loro, però non da sottovalutare c'è lo Spezzano che, che è pure una buona squadra, poi alla fine vedremo che, che la spunderà. Io penso che giocando sempre con, con questa cattiveria agonistica e eh, con queste qualità che abbiamo, alla fine speriamo di, di riuscire nel nostro intento. Grazie, mister Boccalupo. Siamo con mister Petrassi, Brutzum Cosenza, Oresta Angotti finisce per 4-1, un risultato sicuramente amaro. Eh, arriva la Terza sconfitta, quattro partite, una ancora da recuperare, però abbiamo visto una squadra che comunque ha pagato. Le due disattenzioni nel primo tempo dovute a calcio piazzato, poi due gol, uno addirittura nel finale, ma una squadra che non ha mollato mai. Sì, innanzitutto buonasera. Eh, sì, in effetti siamo alla terza sconfitta consecutiva e dovevamo un attimino oggi cercare di uscire da questo campo molto ostico, con qualche punto però purtroppo eh, la bravura del Brutium si è notata sulle palline attive, come hai detto bene tu abbiamo sofferto appunto queste due situazioni iniziali, eh, disattenzione nostre, mancanza di attenzione, però di sicuro il cammino è molto lungo, abbiamo ancora una gara da recuperare. E dobbiamo semplicemente trovare la, la partita giusta che ci darà un po' di morale e soprattutto i tre punti che sono la medicina giusta per questo sport e, niente, adesso abbiamo anche pesa, sono anche pesate le due assenze importanti degli squalificati, e, però dai, il cammino è lungo, siamo all'inizio, fare drammi non, non è il momento. E, è un grandissimo complimenti la Brutum che è una squadra molto attrezzata e i miei ragazzi comunque non posso recriminare assolutamente nulla dal punto di vista dell'impegno come hai detto tu prima le disattenzioni sono, vengono pagate care e chi non ha visto la partita legge un risultato sicuramente largo, eppure i suoi uomini, per quanto non sono riusciti ancora a smuovere la classifica, abbiamo visto un buon fraseggio a centrocampo, un ottimo falbo e nel secondo tempo con i vari ingressi, si è vista una manovra più fluida, è una squadra che sinceramente trovarla ancora a zero punti è un peccato. No, in effetti veniamo da due anni dove abbiamo fatto due vittorie consecutive del campionato, eravamo due anni di vita imbattuti ma eh, siamo proiettati in questo nuovo campionato con degli acquisti nuovi, di sicuro stiamo provando un attimino a trovare la curatura del cerchio, ecco, non è semplice perché quando non arrivano i risultati eh, c'è un po' di confusione, però al momento come hai detto tu prima abbiamo questo... Questa situazione dal punto di vista del fraseggio centrocampo in attacco ci sono diverse soluzioni e dobbiamo semplicemente rimboccarci le maniche e cercare di andare avanti e fare i punti il prima possibile. Oggi la decisione di sospendere i campionati fino al 24 novembre cosa le preoccupa di più di questa sospensione? Ma guarda, diciamo che lo sport è appunto uno sport e quindi è una delle ultime problematiche da, per questa pandemia che stiamo purtroppo andando, cioè stiamo andando incontro a questa pandemia. E mi dispiace perché comunque lo sport è un modo per... Um, svagare un pochino da questa situazione un po' delicata eh, purtroppo c'è questa sosta vedremo un pochino come eh, può essere gestita dal punto di vista appunto degli allenamenti della ripresa, quando sarà, quando non sarà è eh, tutto un punto interrogativo che eh, al momento è difficilmente progettabile ecco. grazie mister in bocca al lupo seconda vittoria consecutiva l'Abruzzium batte l'Oresta Angotti con un risultato netto 4-1 Sette punti in tre partite, uno ancora da recuperare, dove può arrivare questa Brusium direttore? Niente, uh, deve, deve, deve arrivare prima in classifica, quindi per adesso siamo due punti sotto, dobbiamo recuperare questi due punti, adesso ci sarà il blocco del campionato fino al 24 novembre, da quando ci, è arrivato, ci sono arrivate le comunicazioni, insomma, che dovremmo stare fermi fino al 24. La squadra sta bene, devo dire la verità, abbiamo giocato molto bene, e niente, risultato giusto contro una squadra comunque arcigna che ha dato filo alla da torcere e, e niente, speriamo di continuare così e di, e di vincere tutte le partite, questo è l'obiettivo della Bruzio. Tralacciando il profilo tecnico-tattico, ne abbiamo già discusso con Mister Germano al direttore generale Catanzaro. Quest'anno labruzzo Mucosenza festeggia i dieci anni. Dalla sua nascita tanti, tante gioie, qualche piccolo dolore. Come slogan: Un altro calcio è possibile. La domanda allora nasce spontanea, direttore. Un altro calcio è possibile? Sì, credo di sì, perché in dieci anni abbiamo dimostrato che comunque sia in terza che in seconda, che in prima, che in promozione ce la possiamo giocare. E sicuramente il salto promozione eccellenza per le squadre di calcio popolare è molto difficile, però vedo che come noi che ci stiamo provando, ci proveremo, continueremo a provarci. Ci sta provando il quarto grad, ci sta provando il Le Boschi di Firenze. E che sono squadre di calcio popolare come noi che combattono contro questo calcio moderno, un poco che sta perdendo tutto. Diciamo che il calcio moderno è quasi, siamo al termine del calcio moderno. Quindi siamo fiduciosi di poter continuare così. Speriamo che il Covid ci riesca a far continuare questo campionato. Ci teniamo in maniera particolare, proprio come dicevi tu, è il decennale. Ci teniamo in maniera particolare di fare bella figura con i nostri tifosi. Dicevamo appunto tante gioie, tanti qualche dolore. Oggi si giocava la prima partita in casa, la prima era stata rinviata contro la Mendolara, si ritornava al Marca. L'ultima partita in casa col Marca coincideva con la retrocessione dalla promozione in Prima Categoria contro la Mantea. Eh, vuoi raccontarci quali sono stati in questi dieci anni la gioia più grande che le hanno, da che le hanno dato i suoi ragazzi e l'amarezza la, 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 più grande che ha ricevuto? L'amarezza più grande è la retrocessione dalla promozione alla Prima Categoria. E devo dire la verità: la gioia più grande la posso descrivere oggi. Oggi, perché ho visto una squadra che gioca bene, gioca a viso scoperto, non ha paura degli avversari, è aggressiva, è molto corretta in campo. Abbiamo preso solo un'ammunizione. E mi fa molto piacere questo, quindi la gioia più grande è essere ancora presenti in prima categoria e giocarci questo campionato alla grande con, con Luzzese, Soccer, Spezzano che sono delle squadre che ci daranno del filo da torcere sicuramente. Possiamo parlare di una sana e orgogliosa giornata di sport, tanto far, fair play in campo. E... Stretti di mano a fine partita, abbracci durante, durante la stessa, eh, è proprio questa la, la peculiarità della sua squadra, è tanta grinda in campo ma comunque il fair play che ne deve sempre contraddistinguere. Deve, deve esserci, noi, noi siamo una dirigenza particolare, siamo una dirigenza ultras, siamo ex ultras del Cosenza. E quindi la, viviamo la partita sette giorni prima, no? sette giorni su sette siamo già collegati con la partita, quindi è normale che sia i tifosi che i dirigenti sentano la partita in maniera particolare. Ma con i fratelli dell'Orestangotti noi abbiamo cominciato il calcio con l'Orestangotti, per noi sono dei fratelli, dei, dei veramente più di amici, non so come spiegarmi, però devo, dobbiamo vincere, dobbiamo vincere questo campionato a tutti i costi. Grazie. Grazie a te.